scritto una nota autobiografica: io sono nato in Rio Avena, la prima porta di Caledonia. E mentre facevamo il giro a vedere dell'andamento delle frecce, volevo che scaturisse una cosa. Noi offriremo ai vincitori, almeno ai primi otto, questo libro, Pittori Chiocciotti del Novecento, a far capire, è il frutto di una ricerca che abbiamo fatto e di una mostra importantissima, la terza, tra l'altro, dopo aver fatto quella del Brombo e del Pagano. E lo offriamo come Amici di Chioggia Città d'Arte. È un'associazione, diciamo così, che pochi conoscono, però ha lavorato molto, sta lavorando molto, ha prodotto una guida, ha prodotto i sapori, i colori sulla gastronomia e la tradizione. Questo per dire che noi siamo inseriti veramente anche nel comitato, diciamo così, di Rio Avena, ed è importante. Noi abbiamo aderito a questa, io anche personalmente ho aderito a questa iniziativa, perché credo che Rio Avena sia stata trascurata, soprattutto la parte sud, no? E abbia bisogno di rivivere. E è importante perché nella mia modesta produzione, mi ricordo, assieme a Mescalchia, a Gianni Scarpa, abbiamo scritto un libro anche, Chioggia Città del Colore. Poi voi avete fatto Rio Avena e i due colori, però già allora, parlo del 2000-2001, ecco, eravamo arrivati, e io vi consiglio di rivederlo, perché ci sono veramente, è bello, dicevamo, in tutte le ore del giorno, delle stagioni, di notte, ed è bello perché con la nebbia, col sole, è veramente... cambia fisionomia, ma è simpatico. Dall'associazione Amici di Chioggia Città d'Arte, poi avremo un buono sconto del 10% per delle cornici, sono offerte da Riccardo Chiozzo di Chioggia, su disegno accurato a china, bagnato da un monocolore terroso di caffè, il pittore è riuscito a cogliere la semplicità delle case che si affacciano sul canale. La barca Vetusta, con una curiosa forma di pesce, ricorda storie millenarie legate al mare. Fabio Pallarina della giuria, grazie, perché come vedete c'è la consegna dell'attestato di partecipazione del libro e questa bella foto che la facciamo. Ecco gli aspetti anche da tecnici, ma credo siano dei momenti di bella. Okay. A Nicole Ranci di Este. Nella, tu ci sei per... Quindi abbiamo, rispetto per chi forse il mio microfono si sente un po' più forte, Nicola Ranci di Este. Forse non c'è. Beh, comunque diciamo lo stesso giudizio, per la fantasia espressa nella sua opera, che ha saputo ben coniugare immagini creative e paesaggi reali, immergendoli in un'atmosfera gioiosa e fiammesca. Dopo casomai potete vederlo di fuori. Il sesto classificato a Roberto Cheula di Adria. Ciao Giampaolo Pattina, Giampaolo Pattina per la promozione, nel caso il premiato sia in nostra compagnia, può ritirarlo la signora, certo, certamente. Per la singolare e moderna interpretazione dell'ambiente clodiense, in cui ha saputo coniugare con sapiente efficacia la fresca mobilità acquea con sprazzi di calda e intensa solarità, tipici della città, della cittadina lagunare. Ancora quindi signora Roberto, questo applauso che hanno ricevuto, questo nostro attestato ulteriore di stima, oltre a quelli che invece fisicamente saranno appunto portati a casa. Dino Memmo invece per la premiazione, se ci vuole aiutare il maestro Memmo, e siamo arrivati al quinto posto, Sergio. Sì, a Rodolfo Bullo di Chioggia. Rodolfo Bullo di Chioggia! Bella la scena, Rodolfo, che era l'ultima postazione, e
si è alzato come dire, ma sono io, certo che lei che è arrivato appunto in quinta posizione, dico bene. Per la sensibilità coloristica nella letterata, un aspetto tipico di Riva Vena, tratteggiando con leggerezza e delicatezza la sua tavolosa romantica. Lo facciamo un altro caso perché veramente come state vedendo sono degli anni. Bellissimi momenti di grande emozione. Perché ho detto che avrei aiutato il valente Sergio in questa situazione? Sandro Boscolo di Chioggia. Vedo che non lo so fare più lei. C'è veramente Sandro che è arrivato quarto. Sandro. L'artista è riuscito a creare uno spazio quasi teatrale dove inserire le figure. Infatti la produzione di Palazzo Lavagnano, che sfoggia sul canale, crea, assieme alle facciate delle case passanti da Riva, una specie di campiello nel quale si muovono parecchie persone. Molto in tema sembra anche la scelta del posto, che rappresenta uno dei pochi spazi ancora pieno di vita della Riva Vena. Giustamente si diceva con Anna anche Rodolfo e Chiocciotto, certo l'abbiamo ricordato, però a questo punto abbiamo, diciamo, ai noi, perché usiamo chiaramente un po' anche la svitoniamo la nostra bandiera, abbiamo completato, diciamo, la classifica per quello che riguarda i Chiocciotti, abbiamo portato a casa un quinto e un quarto posto. Quindi Sergio, a questo punto siamo arrivati alla terza posizione. Chi l'ha vista Chioggia così bella da arrivare terzo? Terzo premio di 150 euro, premio acquisto a Marco Novo di Padova. Marco Novo! Quello che era tutto una pastola per quello che riguarda il Monte Premi. Quindi una consegna ulteriore, il libro e quindi ci vogliono ovviamente tante mani, come i pittori tra l'altro che a volte ci sorprendono perché toccano i colori in maniera talmente veloce che sembrano ne abbiano veramente più di due mani, dico bene, no? E quindi complimenti a Marco Novo. L'abbiamo letto sempre la comunicazione. L'autore con attenta adesione al tema, tecnica accurata, sapiente gioco prospettico e chiaroscurale, ha saputo cogliere una vivace istantanea di vita lungo la riva di Canal Vena. Non è per lei, Lucio. Una foto con il presidente per Marco. Il podio da... Siamo arrivati alla seconda posizione. Alessandro, adesso proprio te, al centro del nostro palcoscenico, insieme a tutti gli altri. Ma guarda, potrebbe non essere una casualità, come no? Io abitavo Sant'Anna centro numero uno. Come vedi? Quindi dici la lapide a Sant'Anna anche per te quando sarà da 50 anni il momento, insomma, ecco. Ok. Ma non c'è più la cara. Mettiamo un monumento. No, che faccio. Sentiamo Sergio le motivazioni. Allora, siamo secondo premio di 250 euro, premio acquisto, a Lucio Trabucco di Noale. Lucio Trabucco, Noale! E sabato l'abbiamo visto appunto con quell'occhio frizzante come è in questo momento, ma lui sapeva insomma che stava realizzando veramente qualche cosa di speciale. Occhio al fotografo che sta scattando. Leggo la motivazione. La motivazione. Immagini riprese da un ponte che offre una prospettiva centralizzata del Canal Vena in grado di esaltare entrambi i lati che lo delimitano, come quinte di teatro. L'opera si caratterizza anche per il modo con cui ha risposto al tema dei colori di questo ambiente, lavorando con tonalità forte e un tratto deciso, solo in apparenza sommario, in apparenza sommario invece di indubbio effetto. Presidente, la foto alla consegna del libro e quindi il nostro complimento al secondo classificato Lucio Trabucco. Isabella Penzo, in rappresentanza
di tutta l'amministrazione, ovviamente insieme al presidente di Ascom, siamo pronti con il presidente Sergio Ravagnan a sentire il nome di chi ha vinto la prima edizione. Primo premio di 400 euro, premio acquisto a Marinella Falconer di Gruaro. Prima classificata, Sergio, sentiamo. L'artista con la padronanza della struttura materica apre una finestra sulla laguna. Dalle spatolate intime e scure di un ombroso balcone chiusotto alle spatolate chiare e luminose della nostra Rivavena. Io credo sia importante, Marinella, proprio perché lei ha vinto, io credo sia importante che ci possa esprimere, insomma, la sua soddisfazione, delle parole che poi rappresentano anche tutti gli altri 25 valenti, diciamo, non si chiamano avversari, compartecipanti. Grazie. Allora, io mi sono divertita tantissimo, soprattutto perché eravamo tanti e tanti pittori di qualità, ho visto anche del tosto, bravissimi, che ho tifato anche per qualcuno, ho tenuto io. E poi anche del nostro gruppo, la nostra compagnia, che noi veniamo da lontano, è stato un modo per trovarci dopo questo Covid che ci ha distrutto, perché un anno è stato buttato al vento per noi, perché mostra niente, non abbiamo potuto fare niente. Questa è stata la prima extempore e quindi l'abbiamo presa anche con gioia. E abbiamo anche giocato, abbiamo riso, abbiamo fatto di tutto con gioco noi e quindi si è conclusa bene, ecco, nel migliore dei modi, per tutti credo, anche chi non ha vinto, insomma. Grazie mille. Grazie.